Ci viene presentato insomma quella parte del lago che bagna lì che dintorni, dove comincia a scorrere il fiume Adda. La costa sale per un buon tratto in un pendio lento e continuo. Poi si rompe in ridenti colli e in valloncelle. Tra un borgo e l'altro si snodano strade e stradine. Ora semi nascoste fra due muri. Ora sollevate e aperte al sereno panorama lacustre. Per una di queste stradicciole tornava bel bello dalla passeggiata verso casa sulla sera del giorno 7 novembre dell'anno 1628, Don Abbondio curato ad una delle terre accennate di sopra. Il nome di questo è nel casato del personaggio, non si trova nel manoscritto, né a questo luogo né altrove. Diceva tranquillamente il suo ufficio, e talvolta tra un salmo e l'altro. Chiudeva il breviario, tenendovi dentro per segno l'indice della mano destra, e messa poi questa nell'altra dietro la schiena, proseguiva il suo cammino. Guardando a terra e buttando con un piede verso il muro i ciottoli che facevano in ciampo nel sentiero. Poi alzava il viso e girati accesamente gli occhi all'intorno. Li fissava la parte di un monte dove la luce del sole già scomparsa, scappando per i fessi del monte opposto.